Magari sarà al di là di tutto, l'ho visto, non avrà giocato chissà che partita, ma non ne vale di nulla. Sì, primo tempo non mi è piaciuto, la squadra era molto tesa. Contro una squadra che chiaramente si è venuta a chiudere senza lasciarci spazi, la manovra è stata un po' lenta. Secondo tempo abbiamo cominciato benino, poi abbiamo fatto una mezz'ora da grande squadra, li abbiamo messi là, abbiamo avuto qualche occasione, siamo andati meritatamente in vantaggio e poi negli ultimi 5 minuti, 6 minuti sono state tre decisioni dell'arbitro molto discutibili. Non ci attacchiamo all'arbitro, però chiaramente è stato lampante che il corso del risultato, le sue decisioni sono state determinanti. Dispiace per i ragazzi perché con difficoltà ce l'avevano fatta a vincere questa partita e per noi era molto importante, ma comunque sappiamo che dobbiamo ripartire da quei 25 minuti, mezz'ora che abbiamo fatto, che seguiamo intensità la manovra e anche con i cambi eravamo riusciti a trovare una manovra un pochino più fluida e chiaramente siamo un po' rammaricati, ma non più di tanto. Dici tre episodi, ti riferisci all'espulsione di Julis? Mi riferisco all'espulsione di Julis, al fallo di fischiato sulla Briola che poi ha scaturito il gol, che lui è saltato a braccia aperte, e sei minuti di recupero che mi sembrano eccessivi per una gara che non aveva, c'era da recuperare poco. Ora questa è chiaramente la mia opinione, però perlomeno molto discutibili si può dire. Cosa non ha funzionato il primo tempo, mister? Hai detto una manovra abbastanza laboriosa, non riuscivamo a correre sulle fasce. Sì, chiaramente dal punto di vista psicologico era una partita difficile, lo sapevamo, e non siamo riusciti, diciamo, a velocizzare questo giro palla, anche se onestamente abbiamo rischiato niente, però ho creato poco. Mentre invece nel secondo tempo abbiamo creato molto di più e quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Se devo rimproverare qualcosa ai miei ragazzi, ancora negli ultimi minuti la gestione del risultato non è stata la squadra molto matura, però per il resto hanno fatto quello che gli avevo chiesto e eravamo andati in vantaggio meritatamente. Per noi erano tre punti sacrosanti, però ne è arrivato uno solo, vorrà dire che prenderemo punti in altri campi.